Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon Jovispo otterrete il 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti. Bentornati su Jovispo. Io sono Jovispo e questo è l'ennesimo episodio della serie FIFA Interactive World Cup 2015. Mi sa che questa FIFA Interactive World Cup è presente solamente su PlayStation 3 dopo alcuni controlli effettuati e prendendo in giro, diciamo, dai, in sostanza. Questa partita contro il Napoli, il primo gol vede il Barcellona al segno, cioè la mia squadra, con Mathieu. Arriva anche con un altro gol con Munir. Naturalmente qua sono tutti giocatori 85, vi ripeto. Comunque la partita finisce 2-0, vittoria bene, ci porta ancora in avanti nella divisione divisione 4. La prossima partita è di nuovo contro il Napoli e guarda caso è sempre lo stesso avversario che incontro, che parte così subito a razzo. Vabbè, comunque il primo gol arriva con Lionel Messi, il suo mancino a giro sul secondo palo, davvero potentissimo. Arriva anche il gol con Suarez, un po' fortunoso, anzi abbastanza fortunoso. E l'avversario poco dopo mette in pausa e quitta. Sempre la stessa avversaria, sempre la stessa squadra. Vabbè, comunque procediamo verso la terza partita a breve. Altri 3 punti, ottimo, 9 punti. La prossima partita è contro il Borussia Dortmund. In questo episodio vedrete 4 partite. Barcellona-Borussia Dortmund. Il primo gol però arriva con il Borussia Dortmund, con la testa di Aubameyang, che non può far nulla, però Ter Stegen. Però c'è il pareggio con Lionel Messi al 19° minuto, un altro gol di Lionel Messi, era veramente scatenato in questa partita, c'è il 2-1, ancora Messi si dribbla tutta la difesa col destro, palo gol, la infila così al 45° minuto. Però c'è uno spritz avversario che con Immobile è entrato nel secondo tempo, la segna così a Ter Stegen, difesa veramente ridicola in questa occasione. Un altro gol, difesa si fa di nuovo bucare, sempre da Ciro Immobile, ancora una volta al 90°, all'88° segna Socrates di testa, che si trovava in attacco con, vabbè, lasciamo perdere, dai, questa partita mi ha fatto veramente parecchio incazzare. Comunque, prima sconfitta in questa divisione, purtroppo non sarà l'ultima, credo. Non so, vedremo insieme. La prossima partita è contro la Spagna, Barcellona-Spagna. Vabbè, inizia male così, Diego Costa buca la difesa, i difensori si erano addormentati, non ci arrivavano con la loro intelligenza ad andare a marcare Diego Costa. Arriva anche il gol con Koke sul calcio di punizione, barriera non salta, ho detto di saltare, non salta. Qua il terzino destro, che non so chi sia, vabbè, Dani Alves, si fa bucare le gambe. C'è un gol di Munir, giusto per un po' di, diciamo, soddisfazione personale. Arriva anche il 4-1 con David Silva, anche il 5-1 con Sergio Busquets. La difesa ancora una volta fa cacare a morire. Però c'è un 5-2 con Lionel Messi, non volevo arrendermi in questa partita. Però c'è il 6-2, vedete, così con questo gol. Corre, sfrutta il bug del calcio d'inizio, ovvero che i difensori sono rincoglioniti, e segna Diego Costa su un rimbalzo del portiere. Però c'è un altro gol con Messi che la passa a Munir, un gol della merda, comunque dettagli. Comunque il video si conclude qui, se vi è piaciuto, se volete che continui lasciate un bel pollice all'insù. E dunque, seconda sconfitta, purtroppo. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!